aspetta che ne faccio una anche a... Faccio una Sto per dare con grandissimo piacere la parola a uno degli illustri ospiti che oggi ci onorano della loro presenza qui a Cento. Intanto saluto anche il presidente della regione Vasco Errani, che è già qui a Cento. Ora darò la parola al prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento nazionale di protezione civile, che ci intratterrà raccontandoci la sua esperienza di uomo di punta, di una macchina complessa e macchina a cui tutti noi dobbiamo una sincera e profonda gratitudine. E finita quella che abbiamo chiamato Lectio Magistralis, che sapevo che avrebbe fatto quella faccia lì, ma ci sta tutto, daremo invece il via al Consiglio Comunale. Sarà il Consiglio Comunale di Cento, aperto ai consigli comunali degli altri comuni dell'Unione, e in quel contesto commemoreremo il secondo anniversario del terremoto che, come sapete tutti, cade proprio oggi. Io però non la faccio lunga, lascio la parola a Franco Gabrielli e mi metto in platea ad ascoltare. Il sindaco parlava di Lectio Magistralis, a me personalmente, che sono anche un po' irriverente, questa cosa mette solo, come dire, in soggezione. Io oggi non faccio né lezioni, tantomeno magistrali. Colgo invece questa importantissima occasione per fare con voi alcune riflessioni e esternare qualche preoccupazione. La funzione di protezione civile, perché vedete, una delle cose che io combatto ogni giorno e che ormai ho definito quasi essere un'emergenza lessicale, è quella di far comprendere che la protezione civile non è un'amministrazione, ma la protezione civile è una funzione che viene esercitata ai vari livelli di responsabilità ed è una funzione che è molto legata a due elementi. Le vicende calamitose che hanno attraversato il nostro Paese e la sensibilità che nel nostro Paese c'è stata all'esito delle vicende calamitose. Nel 1982 nasce il Dipartimento della Protezione Civile e inizia quel lungo percorso, quel lungo dibattito che interesserà per 10 anni il nostro Paese, fino al 27 febbraio del 1992, allorquando il Paese si doterà di quella legge che è la legge portante del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Il Servizio Nazionale di Protezione Civile nasce il 27 febbraio del 1992 e nasce sotto, come dire, alcuni auspici. Il primo, la funzione di protezione civile non è ricostruzione, la funzione di protezione civile non è soccorso, la funzione di protezione civile è anche ricostruzione, è anche soccorso, ma soprattutto è prevenzione. Come spesso capita, assistiamo a questa sorta di rincorsa di responsabilità. Una delle cose più ricorrenti, il presidente Errani credo lo viva anche nella sua terra, è quando ci si accanisce sul sistema di previsione, no? Non è stato previsto, nelle calamità da forzante meteorologica è una costante. Il tema è: ma non abbiamo previsto se l'accumulata, le acque, le bombe. Allora, intanto vorrei che si apprezzasse una volta per tutto che la previsione, soprattutto da forzante meteorologica, è un'azione caratterizzata comunque da un ambito di incertezza. Non fosse altro perché la meteorologia è una scienza che si basa su una, come dire, una prospettiva probabilistica e non determinista. Dove sta la differenza? La differenza sta nella capacità dei territori di aver prima pianificato, prima in qualche modo costruito un percorso attraverso il quale il sistema e la gente
sono in qualche modo in grado di dare le risposte adeguate ai fenomeni che si andranno a verificare. Il tema non è sapere se le cumulate saranno 300, 400 millimetri. Il tema è se al verificarsi di quella vicenda atmosferica il territorio è in grado di dare le risposte che deve dare. A me piacerebbe che si comprendesse che un maturo sistema di protezione civile è un sistema che sì è fatto dall'efficienza delle pianificazioni, è fatto dalla formazione di tutte le sue componenti e di tutte le sue strutture, ma è soprattutto un sistema che coinvolge il cittadino. Ma se noi non coinvolgeremo i cittadini e se non faremo comprendere i cittadini che loro sono i principali artefici del sistema, noi non avremmo fatto quel salto di qualità che oggi il Paese richiede. Non c'è una popolazione consapevole, noi non avremo una popolazione esigente e conseguentemente non avremo amministrazioni più attente. E guardate, molto spesso in questo clima troppo spesso di antipolitica, io trovo che ci siano a volte più amministratori sensibili ai temi di protezione civile di quanto ci siano popolazioni sensibili ai temi di protezione civile. Quindi questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare. E guardate, in questa battaglia, perché è una battaglia culturale, io credo che il mondo del volontariato organizzato di protezione civile, che è una di quelle risorse più straordinarie che il Paese ha, svolge un ruolo fondamentale. Noi da 4 anni, quest'anno peraltro anche sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, faremo per il 4° anno consecutivo Io non rischio, terremoto Io non rischio. Lo faremo in oltre 200 comuni e lo faremo attraverso i nostri volontari di protezione civile, perché io credo che oggi la vera sfida è quella di far sì che il nostro volontariato organizzato di protezione civile diventi strumento di contaminazione, diventi lo strumento attraverso il quale nelle comunità i cittadini comincino ad avere consapevolezza dei rischi, dei comportamenti che devono tenere, di quelle che sono le azioni che in qualche modo le situazioni di rischio impongono. E così facendo e così coinvolgendo noi avremo comunità consapevoli e anche comunità esigenti. In conclusione di questo mio intervento, che ha poco di lezione e poco di magistrale, nell'esternarvi le mie preoccupazioni per il più ampio sistema di protezione civile che deve essere sicuramente rivisto, aggiornato e potenziato, noi oggi non possiamo non cogliere gli aspetti positivi di quello che è stato fatto in questo territorio, ma questo lo dovete soprattutto a voi, alla vostra gente, alle vostre istituzioni, alla vostra sensibilità e a tutto quello che siete riusciti a mettere in campo. Grazie. Con noi e grazie per tutto. Nota, conclude la prima parte, abbiamo 10 minuti di pausa per consentire al Consiglio Comunale di disporsi e poi inizierà il Consiglio Comunale del Comune di Cento, aperto ai consigli comunali, quindi ai consiglieri e ai sindaci dell'Unione, e in quel contesto ricorderemo il 2° anniversario del terremoto. Ci vediamo fra 10 minuti. Non siamo neanche in piazza.
siamo neanche in piazza, non c'è neanche la giustificazione. Non c'è neanche la giustificazione. Siamo qui, siamo fuori dalla piazza. Ma cosa dice? Ma guardi dove siamo. È il contrario. Andiamo. È il contrario. Ma questo è un abuso di potere. Poi è un abuso di potere. Avete capito? No, lasciamo qualche esempio di abuso di potere. Vi vuol prendere la striscione prima che lo sponda, ma non davanti. Io non l'ho mai vista una cosa così, sono 40 anni che faccio politico, 40 anni, mai vista una cosa del genere. Ci saranno interpellanze in Parlamento su questa cosa, gliela preannuncio subito. C'è un'interpellanza in Parlamento domani mattina su di lei, dottore, capito? Non si può esporre uno striscione, in democrazia. Ci vuole l'autorizzazione per esporre uno striscione, ma dove l'avete visto sto film? Non sei dei centri sociali, quindi ecco, non hai diritto. Non sono dei centri sociali, non hai diritto. Stato accolto tra un'ovazione di pubblico e folla. Te lo abbiamo ringraziato per le scuole di legno che ci hanno fatto, per le quali pagano 730.000 euro d'affitto all'anno. Lui non l'ho dato, Leurenzi. Filma Leurenzi. Prendiamo qua. Bisogna filmare qua, bisogna informare i cittadini che c'è anche il dissenso, perché qui se no c'è solo il consenso. Sono un uomo libero. So che abbiamo tutti avuto già l'opportunità di assistere alla lezione, alla conferenza, all'incontro con il prefetto Gabrielli che ci ha detto cose molto importanti sul sistema della protezione civile, soprattutto su una cultura di protezione civile che si difende giorno per giorno. Oggi noi stiamo celebrando il secondo anniversario del terremoto del maggio 2012, lo facciamo il 20, che è stato il giorno della drammatica prima scossa, e come Comune di Cento faremo ancora qualche altro evento fino al 29, perché come tutti i centesi sanno bene, Cento è stato colpito in maniera diversa ma ugualmente violenta sia dalla prima che dalla seconda scossa, prima nella parte nord del nostro territorio e poi in maniera più forte sul capoluogo dove ci troviamo adesso. Il pensiero va alle vittime, ve le ricorderemo tra poco, alle due vittime centesi, alle 29 vittime complessive, ma soprattutto l'occasione di oggi è quella per un momento di riflessione. Due anni sono tanti o sono pochi? Certamente sono sembrati eterni e i ricordi vacillano sulle azioni delle prime ore, sulle fasi dei primi soccorsi alla popolazione, quando ci finiscono tra le mani i libri fotografici che ricordano le immagini di quei momenti. Lo dicevo questa mattina al comitato istituzionale, molto spesso, anche se si vedono foto che ci ritraggono, sembra, credo, a tutti noi un po' surreale, no? Abbiamo un ricordo che sembra quasi un film visto, e tanto sono stati frenetici quei momenti e tante cose sono capitate in questi due anni di attività. Si sono succedute molte fasi di gestione dell'emergenza, dalle fasi acute, i campi, l'accoglienza, le migliaia di persone a cui dare un pasto caldo e un posto per dormire, poi le opere provvisionali, la voglia di rientrare nei nostri centri storici, di riaprire le strade, la lotta tra dare priorità alla sicurezza e dare priorità alla voglia di tornare alla normalità. Noi ci siamo presi anche il coraggio, e guardo
gli organi dello Stato, il questore in particolare, che ci diede una mano importante in quell'occasione, di fare un carnevale a pochi mesi dall'evento terremoto, sfidando, mettendo a dura prova il nostro centro storico. Infatti ci hanno dato ragione, poi abbiamo fatto la scelta invece di riportare ai box la manifestazione per non rischiare più e ripartire l'anno prossimo in piena e totale sicurezza. Questo perché la sfida era quella di dare alla nostra gente, a noi stessi, un segnale di ripartenza. Ora è cambiata la fase della nostra attività, abbiamo approvato i piani della ricostruzione, abbiamo iniziato una fase di programmazione per dare risposta all'obiettivo di ripristinare, ritornare meglio di prima. E questo è un bisticcio nei termini, ma è un programma molto chiaro e molto concreto che accomuna tutti gli amministratori coinvolti in questa emergenza terremoto che sta già diventando gestione della fase post-emergenziale. Ricordo intanto che a Cento il Consiglio Comunale si è tenuto una sola volta, e questa è la seconda, in piazza. Adesso vorrei dar lettura all'elenco delle 29 vittime di questo terremoto. Anna Abeti, Nicola Cavicchi, Leonardo Ansaloni, Tariq Nauk, Gerardo Cesaro, Nevina Balboni, Gabi Esman, Wanda Facchini, Mohamed Azak, Kman Pawan, Gianni Bignardi, Mario Mantovani, Paolo Siclari, Matteo Serra, Biagio Santucci, Giordano Visconti, Enea Grilli, Edi Borghi, Vincenzo Iacomo, Zhou Yong Li, Iva Vanna Contini, Daniela Salvioli, Enzo Borghi, Sergio Cubellini, Ivan Martini, Liviana Latini Ganzerli, Marina Aldi, Sandra Gherardi e Roberto Puviani, che non è morto per il terremoto, ma comunque nell'espletamento del suo mandato di volontario della Protezione Civile, Roberto Paviani. Osserviamo per questi caduti un minuto di silenzio. Passo la parola, rubando la scena per un secondo, al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, Paolo Pavani. Grazie Sindaco, grazie Presidente del Consiglio per averci invitato a questo Consiglio di commemorazione, di ricordo dei fatti tragici del 20 maggio del 2012, che consente a noi dell'Unione, oggi qui sono rappresentati tutti i sindaci dell'Unione, che è stata formalizzata mercoledì scorso innanzi al notaio, dopo che un mese circa fa era stata deliberata dai vari consigli comunali. Vi partecipiamo con lo scopo di conferire oggi questo riconoscimento istituzionale della cittadinanza onoraria al Presidente della Regione Vasco Errani e del riconoscimento delle istituzioni Comune Unione a un'altra istituzione che è il Presidente della Regione, che ha dimostrato durante la vicenda della gestione dell'emergenza delle grandi capacità. Voglio sottolineare che questo riconoscimento è stato deliberato all'unanimità dai sindaci dell'Unione, così come ci tengo a rendere noto, diciamo, ai più è nota la vicenda, ma insomma è giusto anche ricordarlo, che nell'ambito dell'Unione dei Comuni Alto Ferrarese non c'è un'omogeneità politica, ma abbiamo sindaci di diversa estrazione politica, quindi
abbiamo anche rappresentanti del centrodestra e della Lega Nord, il che rende ancora più significativo questo riconoscimento unanime che non ha nulla di politico ma vuole riconoscere il merito dell'uomo che ha gestito come istituzione questa vicenda dell'emergenza e della ricostruzione che sta tuttora gestendo. Certo storia di tragedia, certo storia di vittime, ma io dico anche sempre una grande storia di solidarietà, in parte per me assolutamente inaspettata, che è venuta da tutte le parti, dai singoli cittadini, associazioni, le imprese, le banche, le amministrazioni comunali. Io dico sempre che il popolo straordinario è il popolo italiano, no? Che avrà mille difetti, su questo non c'è ombra di dubbio, ma in alcune circostanze di tragedia, ecco, fa quadrato, trova le regioni della solidarietà e trova il tempo e la voglia, anche in un contesto internazionale economico così difficile di crisi, ma trova la voglia e la volontà di dare una mano a chi ha più bisogno di lui. Presidente, il senso del riconoscimento che noi come Comune dell'Unione insomma, vogliamo dare a questo conferimento di cittadinanza onoraria, rispetto alle quali forse qualcuno storcerà anche il naso, ma è una libera scelta che facciamo come sindaco. Se qualcuno la contesta, ecco, non voglio turbarti, ma uno, due avversari ce li hai anche tu. Quindi... uno, due forse ce li ha. Quello che prevale è quello che noi oggi rappresentiamo, sei sindaci, sei comunità, un'area di 70.000 abitanti, che dice al nostro Presidente della Regione grazie per quello che ha fatto, per le doti umane straordinarie, le capacità istituzionali che ha dimostrato nella gestione del terremoto. Certo qualcuno potrà dire ha fatto il suo dovere, certo, ma io credo, e tutti ne siamo consapevoli, che lui abbia dato un apporto in più, abbia caratterizzato in maniera estremamente personale la sua opera e il suo intervento, dimostrando queste grandi capacità e anche doti umane di sopportazione, perché noi eravamo continuamente al telefono con lui. E in più ha fatto una cosa che non va mai dimenticata, che ha imposto un modello di gestione emiliana del terremoto assolutamente originale. Come lui stesso ha detto, qua in Emilia-Romagna non c'è stato l'uomo solo che in elicottero è sceso e ha detto risolvo tutto io. Qui ha funzionato un sistema istituzionale nel quale tutti eravamo coinvolti e il Presidente ha voluto con grande determinazione creare il comitato istituzionale nel quale erano rappresentati tutti i sindaci, la provincia oltre che la regione, e in quella sede ogni singolo provvedimento è stato discusso e deciso e noi sindaci abbiamo avuto così la possibilità di intervenire direttamente nella gestione della crisi. Ricordo una per tutte, che è stata la priorità per tutti noi, subito all'indomani del terremoto, che è stata quella di volere con grande caparbietà, una grande sfida che il Presidente ci ha lanciato, che noi abbiamo colto e abbiamo condiviso con lui, quello di riaprire le scuole il 17 di settembre. 20 maggio, 17 settembre, e stiamo parlando dell'area più vasta terremotata che forse la storia d'Italia ricordi, 18.000 studenti, 18.000 studenti, non è la realtà aquiliana. Quella sfida è stata colta e abbiamo ottenuto e raggiunto il risultato. Quindi un sistema istituzionale che ha funzionato, in cui però non possiamo riconoscere umanamente ma istituzionalmente i grandi meriti che il Presidente ha avuto nel guidarci in questa avventura per noi assolutamente inedita. Quindi grazie Presidente, noi ti conferiamo questo riconoscimento col cuore, sappiamo di interpretare il sentimento della maggioranza dei nostri cittadini, grazie per quello che hai fatto fino adesso e grazie per quello che siamo convinti continuerai a fare fino al termine del tuo mandato per le nostre comunità. Grazie Presidente Vasco Errani. Si conferisce la cittadinanza onoraria per il decisivo e solidale impegno dimostrato alla popolazione dell'Unione Alto Ferrarese nella ricostruzione del suo territorio, duramente colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
con voto unanime la giunta dell'Unione Alto Ferrarese a Vasco Errani, presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato alla ricostruzione. Sono un po' emozionato anch'io, però vorrei dirvi questo. Non è un riconoscimento per me, io la prendo così. Non è un riconoscimento per me, è un riconoscimento a tutto il lavoro della comunità. Un lavoro di comunità che ha raggiunto risultati importanti e che altri ne raggiungerà. Se noi abbiamo ottenuto le cose che abbiamo ottenuto, non è per merito di una persona, ma è per merito dei tanti, dai lavoratori e gli imprenditori, dai comuni, ai sindaci, ai dipendenti comunali, alla protezione civile, alle forze dell'ordine dello Stato. È un lavoro di grande importanza. Io voglio dire solo tre cose. Primo, ci siamo dati una regola. Niente è stato deciso, come è stato detto, da una sola persona. Non c'è il commissario da questo punto di vista. Tutte le decisioni che abbiamo prese le hanno prese la Regione con me, con i sindaci e i presidenti della provincia. Le abbiamo prese sempre discutendo, a volte anche in modo dialettico, ma alla fine trovando sempre la massima unità e unanimità. Io sono anch'io contro, come ha detto Gabrielli prima, noi non siamo un modello, anche perché i modelli sono rigidi e statici, ma sono convinto che questo esempio sia importante per il Paese, perché quando ci sono e succedono cose drammatiche come queste, è fondamentale, fondamentale che le istituzioni siano in prima linea, si assumano la responsabilità e gestiscano direttamente insieme ai cittadini. Il più grande risultato che noi abbiamo ottenuto è il fatto che la comunità ha detto vogliamo essere comunità, la comunità ha detto viviamo un momento difficile, drammatico, per alcuni versi veramente grave, ma siamo la comunità, vogliamo andare avanti e ce la vogliamo fare. Allora io dico tre cose. Alla fine di questa storia noi saremo il primo terremoto nella storia dei terremoti di questo paese che avrà speso le risorse che aveva previsto di spendere, non un euro di più. Il terremoto che avrà realizzato dal punto di vista della qualità urbanistica, edilizia, di sostenibilità, dal punto di vista della tenuta sismica, il passo in avanti più significativo. Noi siamo il terremoto dell'economia, non dimentichiamocelo, il primo terremoto dell'economia. Solo un dato. Dopo il 29 di maggio, nel cratere c'erano 40.000 lavoratori in cassa integrazione, in deroga, per via del terremoto. Oggi i lavoratori in deroga nel cratere per via del terremoto sono 250. L'economia ha ripreso e dà una prospettiva, un futuro a questa terra. Queste imprese hanno investito non solo per rimettere a posto i capannoni o comprare nuove macchine, ma hanno investito contemporaneamente in ricerca e innovazione. Quando se abbiamo cominciato ad affrontare questo tema eravamo preoccupati, le multinazionali del biomedicale potevano andarsene, sono rimaste e hanno fatto investimenti più grandi di quello che prevedevano. Ora è tutto a posto? No, c'è tantissimo ancora da fare, ma quel tanto che c'è da fare lo faremo sempre con questo spirito e alla fine saremo una comunità che uscirà meglio da questo terremoto, compreso dal punto di vista della sicurezza. Noi qui non facciamo franking, abbiamo la commissione Chiese ha individuato che c'è un interrogativo sulla chi ha fatto la commissione Chiese, noi, io l'ho chiesta alla commissione, non sono pronto a dialogare,
rivendico e con orgoglio il fatto che oggi sull'unico punto dove la Commissione Chiesa ha detto c'è da approfondire, per la prima volta in Italia e secondo me nel mondo abbiamo detto si fa una sperimentazione, perché per noi o ci sono risposte certe o si continua a ricercare, e continueremo a farlo potendo andare a testa alta. La comunità è per noi il nostro, la nostra missione. Noi non siamo venuti qui per fare retorica. Non ci interessa la retorica, ma ricostruiremo, perché ciò che ci interessa sono i fatti, e i fatti ci sono e continueremo a farli per dare a questa terra quel che si merita: più qualità e più futuro per i nostri figli e i nostri nipoti. Grazie di tutto. Perché sperimentare? L'attività di estrazione, cosa c'è da capire? C'è scritto è lingua italiana. Attività sismica è sinonimo di terremoto nella lingua italiana. C'è scritto. Pagina 194, si chiamava Emilia Romagna, rapporto di Chiesa. Questo è un rapporto di Chiesa. Non lo so,